prima di iniziare vi preghiamo di spegnere i cellulari, preghiamo i turisti di non attraversare la zona interessata dalla scena, potete fare fotografie, video riprese, però ecco, preghiamo tutti coloro che vengono a visitare la nostra città di aiutarci in questo nostro spettacolo e di non attraversare la piazza delle Absidi. Prima di iniziare volevo invitare il rettore, preside del convitto e della scuola, delle scuole e degli istituti scolastici annessi, il professor Roberto Chiararia, al quale facciamo un bel applauso. Io volevo innanzitutto ringraziare per l'invito per questa bellissima manifestazione, immagino sarà bellissima. C'è la partecipazione anche di qualcuno della nostra scuola, che poi in questa cornice così importante può essere una giornata a contatto con la bellezza per i nostri ragazzi. Grazie. Grazie professor Chiararia, vorrei invitare anche per un saluto la professoressa con l'insegnante con la quale abbiamo collaborato direttamente per la realizzazione di questo spettacolo, la professoressa Maria Rosa Lucisano. Grazie. Allora, buongiorno prima di tutto ai miei ragazzi, buongiorno ai genitori e a tutti coloro che sono qui, all'amministrazione comunale che so essere presente in questo momento. Io ho conosciuto il signor Russo in occasione dell'allestimento di una mostra di costumi medievali, mi ha subito parlato di questo spettacolo e mi è sembrata una bella opportunità per i ragazzi della vostra età per conoscere, per amare, per rispettare il vostro territorio. Quindi attraverso questo penso, spero che ci sia un piccolo seme, perché voi possiate crescere nella consapevolezza di appartenere a un territorio ricco di storia, un territorio che spero un domani voi preserverete, che noi oggi riusciamo a preservare e che voi un domani riuscirete a preservare. Quindi l'augurio di vedere questo spettacolo, di cui godremo tutti insieme sicuramente. Un ringraziamento alla compagnia che si è prodigata, il signor Russo subito ha accettato la mia proposta in modo incondizionato e quindi siamo qui oggi a godere di questo bellissimo spettacolo. Grazie a tutti, grazie anche all'amministrazione comunale. Benissimo, allora stiamo aspettando appunto che arrivino anche gli assessori alla pubblica istruzione e l'assessore alla cultura. Intanto noi possiamo dare inizio allo spettacolo, una breve introduzione, una breve presentazione. Qui in questo posto proprio, nel 7 settembre, la notte del 7 settembre 1303, è accaduto un fatto che ha cambiato le sorti della nostra storia, della storia di Anagni e della storia universale, appunto il famoso schiaffo di Anagni. Ma non mi soffermerò su questo perché penso che i vostri insegnanti vi abbiano già spiegato, vi abbiano già insegnato appunto questi fatti salienti storici. C'è un'altra storia che vogliamo raccontarvi ed è una storia d'amore, che appunto si svolge insieme alla storia delle armi, storia d'armi e d'amore. È una storia d'amore che nasce in quei giorni in cui il Papa Bonifacio VIII venne rapito dai francesi, proprio tra un giovane nobile francese e una giovane fanciulla di Anagni. Naturalmente, nel bel mezzo di una guerra, questo amore viene contrastato sia dal popolo di Anagni, sia dal re e dal popolo francese, che gridano al tradimento. E allora dal re viene allontanato questo giovane francese e la giovane fanciulla di Anagni, colta da mille pene di amore,
si, con l'aiuto delle sue amiche, si rivolge ad una maga che attraverso dei sortileggi prima li fa incontrare e poi, per salvarli dalla morte e dall'ira e dalla vendetta del re di Francia e degli Ananini, li trasforma in acqua e vento. E ogni volta da quel giorno che i due giovani innamorati si incontrano, si alternano le stagioni di Ananini, c'è l'acqua e c'è il vento che si amano tra di loro, ed è così che appunto si alterna la primavera all'estate, l'estate all'autunno, l'autunno all'inverno. Naturalmente in questa storia ci sono dei riferimenti anche alla mitologia greca che voi avete studiato, al mito di amore Psiche, al ratto di Proserpina e Plutone, e quindi insomma noi abbiamo voluto fare anche qualche riferimento. Lo spettacolo si concluderà con un ballo di corte, che è tratto da un'opera teatrale del XIII secolo, Le Chers de Romain et Marion, che è appunto una delle prime opere teatrali non sacre del Medioevo. La Francia ricorre sempre in questi nostri spettacoli perché noi siamo il gruppo medievale Colle Sant'Angelo che rappresenta proprio la corte di Francia. La professoressa Lucisano prima vi ha parlato appunto della mostra nella Francia di Filippo il Bello che abbiamo fatto nel periodo natalizio. Questo gruppo medievale Colle Sant'Angelo sta all'interno della contrada di Colle Sant'Angelo, presieduta da Anita Anzellotti, e si occupa appunto dell'animazione. Ha una sezione teatro, una sezione danza e una sezione musica. Oggi noi ci esibiremo con una sezione teatro e con il gruppo delle danzatrici che tra l'altro faranno da filo conduttore di tutto lo spettacolo insieme al coro che è composto da due persone, che non è un coro di cantanti ma è un coro che ripeterà la voce del popolo. Prima di iniziare vorrei appunto presentare il gruppo delle danzatrici, che è composto da Sabrina Trulli, Eleonora Mimigni, Loredana Ludovisi, Michela Tagliente, Giovanna Martorana, Barbara Civetta, Priscilla Nanni e Melissa Marinelli. Nel gruppo degli attori ci saranno appunto la giovane Ananina interpretata da Simona De Carolis, il giovane francese da Roberto Petrucci, il frate che rappresenterà una delle voci narranti che è Pino Martorana, l'altra voce narrante è quella del dotto Marco Fabrizi che oggi è al suo primo debutto nel nostro gruppo teatrale, un'altra voce narrante sarà una delle danzatrici, cioè Giovanna Martorana, poi ci sarà la figura del re Filippo IV, detto il Bello, re di Francia, che è Guglielmo Cecilia, la maga che farà i sortileggi che permetterà appunto agli innamorati di incontrarsi, che sarà Chiara Russo, il coro di Ananni e del re di Francia, che è appunto interpretato da Antonello Minini, Fabio Lambrosetti, e questo è per quanto riguarda gli interpreti. Per la direzione di scena ringraziamo Maria Franca Scarchilli, Paola Russo, Maria Luisa Russo, Michela De Pascal, Mixer, saranno a nostra disposizione Mercurio Cenci, Ettore Manicuti e Nicola Civetta. Per il video, per la segna video sulla finestra, Aurelio Tagliaboschi, che appunto poi rappresenta Radio Ernica e radioernica.com, che con un sito appunto scaricherà questo nostro spettacolo sulla rete. Ringraziamo l'organizzazione rappresentata da Franco Russo, ringraziamo la capo contrada Anita Anzellotti, vorrei ringraziare anche Carlo Tarda per la sua presenza, membro di un'associazione che si occupa di arte, pittura, scultura e teatro, la parrocchia, il capitolo della cattedrale di Santa Maria Annunziata, che ci ha messo a disposizione i locali, così come la Pro Loco, dal quale abbiamo appunto preso disponibilità per i servizi. Vorrei ringraziare anche Donatella Gismondi per averci regalato temporaneamente la sua finestra per le nostre riprese. Bene, signore e signori, iniziamo con Storia d'anni e d'amore. Thank you.
di eventi meravigliosi, città di uomini illustri. Nei tuoi eventi che ancora oggi tutto il mondo ricorda, tu sei la stella più bella e lucente. Nelle tue mura è stata scritta la storia, storia di gloria e di vittoria. Ma queste mura c'erano anche storie sconosciute e misteriose, assai più belle da narrare. Quante le storie! Noi ci attardiamo a ricordarla senza aspettarci del nome di Anagni, del suo papa e del re di Francia. Cantiamo di ciò che nessun saggio ha mai raccontato. È questa la storia di un giovane e nobile uomo che serviva al re Filippo il Bello e di una giovane figlia di Anagni. In quei giorni tremendi, quando la città venne spugnata e il papa agonizzato al tavolo, la vita d'oltraggiato, essi si incontrarono e si persero tra respiri morbidi ed ingannevoli dell'amore. Di quell'amore che è fonte di guai e di dolori quando nasce da nemici e sotto la volpe della guerra. Ma come le braccia vivono sotto le ceneri, così la passione di quegli amanti oggi rivive attraverso il nostro dire e racconta di eventi remoti. È una storia d'armi e d'amore. Avevano rapito Papa Bonifacio e
e lo tenevano prigioniero nel suo palazzo. La città era coperta di paura e vergogna per il vile tradimento di alcuni nannini che nella notte avevano prestato aiuto alla sabbia e la fresca ordita dai francesi. E da quel momento il Papa nostro soffriva l'umiliazione della prigionia. Che sciagura! Quanti ne onda per anni! Intanto le armate francesi entrarono in Anagni per impossessarsi della città. Il centro del mondo non sarà più Roma, il centro sarà Avignone. Anagni è stata espugnata. La chiesa ora è divina. Il Papa sarà sottoposto al nostro volere. La città sia spogliata delle sue ricchezze ed il Papa sia costretto all'obbedienza. Che sciagura! Qual dire onta per Anagni! Ma come per un terribile sorveglio, in quei giorni di dolore e di morte, accadde ciò che non sarebbe mai dovuto accadere. Fuori mura, al fonte, ove la campagna si avvicina alle colorose pietre di Anagni, la sorte fece entrare gli sguardi di un giovane francese e quelli di una fanciulla di Anagni. Che io
che sono giunto in questa terra per soggiogare, rimango da te soggiogato. Oh mio bel cavaliere, chi mai sei tu che turbi la mia quiete? Per qual sortilegio, ora io non so più se il mio cuore palpita per la paura di uno straniero o per una misteriosa passione che d'un tratto ha acceso l'animo. Ti prego, mio candido fiore tra i fiori, non ritrarti, non sfuggire al mio sguardo. Fa che io possa ancora guardarti e poi chiudere gli occhi e riconoscerti dal profumo dei campi, come un gocciolo fresco che si prepara alla primavera. Oh, qual grande sciagura accadde! Dall'amore venni rapita per il mio dolce cavaliere, venuto qui come invasore. Ed ora che costui ha preso il mio cuore, come mai potrò liberarmi da lui? Perché se io dovessi rimanere ancora prigioniera, sarà la fine. Anagni mi scaccerà dalle sue mura. Mio padre, mia madre non mi accetteranno più nella loro casa. E i miei fratelli alzeranno la loro mano per colpire la gemma preferita dal mio cuore. Anche se fosse l'ultima gioia della mia vita, non desidero null'altro che sentire le sue labbra che giacere col mio amore. Poi potrei finanche morire sotto il ferro dei nemici oppure dei miei compagni d'armi e per ordine del mio re. Ti prego, dolce cavaliere, lascia che la mia mano sfiori la tua. Fa che io possa salutare il tramonto col profumo tuo tra le mani. Le tenebre della notte porteranno via il nostro segreto e lo custodiranno come un tesoro prezioso. Nello sfortunato incontro si seppe presto e dunque gli amici chiamarono di lavarlo ogni istante. A morte la traditrice e il suo seduttore! La notizia dell'accaduto arrivò fino al re, che molto si adirò. Come è mai potuto accadere che un mio valoroso cavaliere sia caduto in tale tranello ordito dai nostri nemici? A morte il traditore e la sua tentatrice! Non sia mai le sergate del Papa solleverebbero il popolo contro di noi, sia invece tenuto lontano da Anagni e dalla sua gente. Il giovane francese fu allontanato da Anagni e la sua amata, col cuore trafitto dal dolore, meditava tra mille pene. Non so più cosa io voglia, se vivere o morire per non soffrire più. Vorrei morire per non dolermi d'essere lasciata per un'altra, ma infine vorrei ancora vivere, per sperare di incontrare ancora un giorno il mio amore. Oh, sventurata! Le sue compagne, nel vederla dolersi così, chiesero soccorso ad una maga. Questa disse che la loro compagna avrebbe dovuto superare due prove: separare chicchi di grano da un enorme mucchio e ritrovare un fiocco dorato nella lana distesa ad asciugare tra i brani fuori le mura. Solo così avrebbe saputo dove si girava il suo amato e avrebbe potuto raggiungerlo. Thank you.
mio amore, finalmente ti rivedo. Quanto io abbia penato e quanta doglianza abbia provato il mio cuore, non voglio più dire. Ora voglio solo riaverti con me, sentire le tue mani ed il tuo abbraccio forte. Oh, mia stella del mattino, benedetta sia la mia prigionia, sei stato il pegno da pagare per aver sì fatta ricompensa. Che i nostri cuori per sempre restino uniti in un solo amore. Non più importa il giuramento fatto al mio re e alla mia spada. Ciò che io voglio ora è solo tu. Intanto, i nuovi uomini amici del Papa riuscirono ad organizzare una rivolta e i francesi furono scacciati dagli Arenini. Aiuto! Aiuto! Il popolo di Aragni si è sollevato e le nostre armate vengono scacciate. Allarmi! Allarmi! Il popolo te liberava il pontefice. Via Bonifacio! Aragni è stata liberata! Perché mai prosegue ancora si fatta presta? Non avevo forse ordinato che il mio nobile cavaliere fosse tenuto lontano dalla maliatrice? E intanto Aragni più non ci appartiene ed il Papa è stato liberato. A morte i traditori! Ma con l'aiuto della maga i due scomparvero e vennero trasformati in vento e acqua. Intanto le armate si ritrassero e la guerra finì. La tragedia si consumò e per altri anni la chiesa fu di nuovo soggiogata dal giglio di Avignone, finché non venne di nuovo liberata e ricondotta a Roma. Ma ciò che da allora resta sono le stagioni, che ogni anno ad Anagni si arrotolano e si srotolano tra loro, come mirabile pergamena, il vento e l'acqua. In un gioco d'amore si intrecciano e si incontra. E con essi nasce la pioggia fresca dell'autunno, la neve dell'inverno, la furia della tempesta e infine la festa del disgelo in primavera. E la luna dell'estate, con fiori, frutti e mille, mille profumi. Perché si fatta è la legge vera dell'universo intero. Non la potenza degli uomini consumata dai tempi, né la minaccia fredda della spada, ma l'amore, la passione del cuore, il palpito dell'anima, che donano vita e rigenerano i cuori.
Bene, grazie per aver lottato contro il caldo, contro il sole e anche contro la fame, perché comincia ad arrivare l'ora del pranzo. Noi vi ringraziamo, speriamo di avervi intrattenuto, di avervi divertito e di avervi interessato. Vi diciamo che per la prossima settimana, già probabilmente da mercoledì, questo spettacolo potrà essere visibile sul sito www.radioernica.com. Io vi ringrazio tutti voi, soprattutto per la bella esperienza che ci avete fatto fare, perché noi è la seconda volta che collaboriamo con una scuola e insomma siamo veramente contenti. Stare a contatto con i giovani per noi è stata veramente un'esperienza unica. Credo che la professoressa Lucisano voglia dirci qualcosa. Grazie per questa bella atmosfera. Do questi fiori a Chiara Russo. Idealmente a tutti quanti hanno collaborato e si sono prodigati. Grazie a tutti. Grazie allora, alla prossima e buona fine di anno scolastico.